Sono mesi, sono anni che crediamo di non potercela fare contro quei populismi che stavano dilagando, contro quell'odio che ci divideva, che divideva le ultime fasce sociali, ci divideva tra ultimo e penultimo. Dobbiamo essere in piedi come Muhammad Ali. Siamo tutti Muhammad Ali. Qui si vince o si perde in un attimo. Infatti, come vedete, in un attimo siamo riusciti a mettere in difficoltà tutti quei populisti. In un attimo! Perché questa è Reggio, la città del tricolore. E per iniziare tutti insieme canteremo l'inno nazionale. Fratelli d'Italia, d'Italia, siete stati dell'elmo di Scilla, se città la testa. Siamo in piazza per chiedere, oddio, per chiedere alla politica di essere all'altezza dell'Emilia Romagna e della sua gente. L'aspetto rivoluzionario è che siamo persone di ogni età, insieme, perché la nostra coscienza si è svegliata prima che sia troppo tardi. Chi deve essere liberato qui in Emilia Romagna? No, ditemi voi, perché se non è questa la manifestazione della nostra libertà. Abbiamo dimostrato che il consenso virtuale, il consenso retorico, è molto meno forte del consenso che si ha nelle piazze. Oggi la Borgonzoni ci ha accusato, ha accusato le piazze piene di persone dicendo: ma perché non portano contenuti? Allora io vorrei ricordare alla Borgonzoni che la campagna elettorale in Emilia Romagna è iniziata con lei con una maglia in Parlamento con su scritto "parlateci di Bibbiano". Vorrei ricordare che da circa 2 anni che la campagna elettorale, il consenso della Lega viene fatta strumentalizzando migranti, cattolici, cittadini di ogni specie. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano.